siamo di nuovo qua. Ehi, hai perso un grandioso avvelenamento. Sì, e tu hai perso un grandioso cliente. Domino è tornato con una suora. Io ho un ometto magro con un brutto carattere e nessuna commissione. Però io volevo esplorare la tavola calda. Almeno hai da fare. E si poteva? Secondo me qualcosa c'era, però mi ha portato via subito. Sai, Copal non è veramente nel suo ufficio. So cosa vuoi fare, dolcezza. Eh? Stai cercando di allontanarmi dalla mia scrivania. Così potrai di nuovo unire insieme tutte le mie graffette. Wow, cresci, che scherzone. Cocco. Bene, vado a battere un po' la strada. Allora, proviamo... Proviamo a tornare giù. Sì. Non è facile questo gioco, bisogna... Chiuso. Come questo chiuso? Cartello dice: sono al deposito dei rottami. Wow. Non si può prendere. È chiuso. Ah, però adesso lui non c'è, quindi è chiuso. Ah, è chiuso. Uffa. Mi sa che o usciamo e andiamo verso la festa. Sì, potrei provare a tornare nel mio ufficio, tra l'altro. Perché se mi ha fatto tornare quassù ci sarà un motivo. Beh, qua intanto... Ah, vedi, è aperto. Ah, ok. È Domino Harley, l'uomo più sudato dell'ufficio. Bisogna sudare per vendere, Cal. A sudare. Tu lo sai. Non ha la pelle, beh, però va bene. Non ti attacchi più alla bottiglia. Ehi là, Callie! Come butta? Allora, come ti è andata all'avvelenamento? Beh, diciamo che sorella Calabaza ha una passione segreta. Sorella Calabaza. Non so se hai capito che è una passione segreta. Sì. Per i treni. Hai beccato ciu, ciu. Madre superiore e tutto quanto. E le hai venduto un biglietto per il treno numero 9? Ciuff, ciuff, figliolo. Cazzo, metti i paradenti, non ti risponde il sacco. Gli rispondiamo... Allora, gli rispondiamo da... Ho un piccoletto cattivo senza nessuna speranza. O gli diciamo la verità o facciamo gli sboroni. Ho trovato due suore. Vai. O fatti gli affari tuoi, proprio così da stronzi. Io andrei su... In realtà ho trovato due suore. Proviamo. In realtà ho trovato due suore. Ehi, questo mi ricorda una vecchia battuta. La so. Io no, però va bene. Ho voglia di darti un pugno sul naso. Non ce l'ha il naso, va bene, proviamo. Ho voglia di darti un pugno sul naso. Oh no, non di nuovo come al party di Natale. Cosa è successo a questo party di Natale? Ah, cos'è okay. successo alla festa di Natale? Dimenticato tutta la serata, eh? Forse dovresti darti alla limonata, bimbo. Devo chiederti una cosa. Spara, vermiciattolo. È difficile mettere i piedi al capo senza la lingua. Vediamo come mi risponde. Ho tutta la lingua che mi serve. L'ho presa da te. Lol. Cosa hai fatto per avere questo lavoro? Vuoi dire qual è il segreto del mio successo? No, voglio dire a chi hai pestato i piedi per essere inchiodato qui al DDM. Che peccati hai commesso e per quanto dovrai lavorare qui per pagarli? Potrei farti la stessa domanda. Ma io non so la risposta. Ancora non so cosa ho fatto di male. Molto comodo. Allora, nemmeno io. Ah, ok. Perché tu hai tutti i clienti migliori? Lo chiedi alla persona sbagliata. Dovresti darti un'occhiata allo specchio. No, grazie. Non mi dà lo stesso piacere che dà a te. Posso avere uno dei tuoi clienti? Certo, Cal. Appena ne avrò qualcuno alla tua portata. Posso gestire tutto quello che hai. Specialmente se quello è il tuo miglior gancio destro.
Voglio dirti qualcosa. Bene, sputa il rospo. Non c'è motivo di avere paura di me. Sai, una volta questo era il mio ufficio. Sì, lo so. Ho trovato il tuo nome sui fumetti, dentro il cassetto. Rivoglio il mio ufficio. Non ti preoccupare, te lo potrai godere per anni quando io verrò promosso e tu sarai ancora qui. Tu stai nascondendo qualcosa? Sì, nascondo i 4 premi vendita di questa settimana. Credo che dovremmo fare squadra, lavorare in coppia. Oh, Manny, mi piacerebbe, ma tu mi intimidisci. Non potrei mai lavorare con qualcuno così tanto più uomo di me. Ah, fammi il piacere. Ho visto tua moglie. Bene, mi sembri un po' in debito d'ossigeno, perciò ti saluto. Sempre un piacere. Cosa c'entra che ha visto sua moglie? Non lo so, sinceramente. Bottiglie. È uno scotch di marca. Serviti pure, Manny. Così scoprirai che sapore ha la bomba buona. La bomba buona? Beh, allora la bevo. E gliela finiamo anche. Posso berne ancora? Via. Sbronziamoci. Vai, vai. Butta giù. Ale. Non fa una piega. Prendila, mettila via. Ah, niente, non. Intrasportabile. Ehi, hey Dom, qual è la password del tuo screensaver? Giù le mani dal mio computer, Manny. Ehi, via di lì, calavera. Ci ha messo un lucchetto. Non posso credere che non si fidi di me. Beh, insomma, gli stai un po'... Se provassi ad uscire dalla finestra, credo che Dom chiamerebbe la sicurezza. Guarda quanti diplomi. Devi essere in gamba per ottenere diplomi come quelli, Manny. Davvero? Credevo che bastasse conoscere l'indirizzo esatto. Vabbè, un altro goccetto prima di andare. Torniamo nel mio ufficio e salviamo la partita, dai. Ok. Il mio tubo pneumatico è vuoto, tanto per cambiare. Non c'è niente dentro, a parte il cappotto. Dovrei fargli prendere più aria. Allora, usiamo il computer. Ah, vero, c'è più. Vediamo se mi dà qualche cliente. Dovrei chiudere il curriculum di Bruno prima che le macchie sulla sua reputazione mi rovinino lo schermo. Allora direi che secondo il mio computer mi dà accesso istantaneo al database dei defunti. Alla festa? Alla festa dove c'era il pagliaccio. Ah, ok. Perché nell'ufficio di Domino non ha trovato niente di interessante. Ufficio nemmeno. Proviamo ad andare là a vedere cosa c'è. No, anzi. Potevano farlo un po' diverso l'inventario. Perfetto. Dalle pane. Non sarebbe un uso onorevole di questo prezioso pane cerimoniale. Neanche con lei, niente. Via. Non sarebbe un uso onorevole di questo prezioso pane cerimoniale. Ma, cioè, non ho fatto niente. Ok. Cosa? Perché? E i vostri bei vestiti e la vostra busa sotto il naso. Ficcare le bottiglie di birra vuote nel tubo del pneumatico dei messaggi. Che razza di divertimento! Vos, lassù! Non capite che lo smistatore del tubo pneumatico è un macchinario delicato? Ha la bocca un po' glicciata. Credete d'esser mejor de me? No. Bueno. Ok.
Andiamo qua adesso. Abbiamo capito che i personaggi sono molto strani. Molto strani. E grossi. È il cuore del complesso e delicato sistema di comunicazioni del Dipartimento della Morte. Che poi sono i demoni. Attenzione, non toccare sistema antincendio. Tocca. Io lo tocco. Ovviamente. Lo sapevo. Non sta bruciando. Non sta bruciando. Beh, allora se torno mettiamo dentro la giacca insieme a tutte le altre mille cose. La rotella non gira e la porta non si apre. Non si può prendere. Però sicuramente se mi ha fatto entrare qua è perché qualcosa devo fare. Esatto. Allora, qua c'è questa manopola. Non ci arrivo. Non ci arrivo. Bisogna che prima proviamo col pane. Non sarebbe un uso onorevole di questo prezioso pane cerimoniale. Uffa. Pane, 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 pane. Estintore. Questo. Non c'è abbastanza spazio. Non si può prendere. Questo tubo rosso mi è familiare. Non ci arrivo. Ma sai cosa bisogna fare? Secondo me cambia i tubi, così i messaggi che arrivano non arrivano più a Domino. Ah, e arrivano a lui. Così si becca i clienti. Non è a questo che servono i palloncini. Però bisogna trovare come riuscire a cambiare il tubo. Deve essere l'altro capo del tubo pneumatico di Domino, se solo potessi entrare. Ok. Se solo potessi entrare, ok, c'è da entrare. In qualche modo c'è da riuscire ad aprire la porta. La rotella non gira e la porta non si apre. Allora, quello abbiamo nell'inventario che potrebbe aprire una porta. Di sicuro non i palloncini. Non le carte. Ma neanche l'estintore, perché ma il fatto che ci sia provato. Non saprei. Pane, pane, mille cose di pane. Prova le carte. Non sa mai. Non posso giocarmi qui questa carta. Non posso giocarmi qui questa in carta. In alto non può. Quelle cose in alto. No, sono? Non. Cannellino lì. Niente, non mi fa. Magari non riusciamo ad entrare dalla ventola. Dalla ventola. No, penso che mi serva qualcosa. E questo tipo? Non ho idea di chi sia. Credo che abbia semplicemente pagato il restauro dell'atrio. Vediamo. Dove sono io? Don Copal? Domino Harley? Assistenti praticanti alle vendite? Oh, signore! Eccolo qui. Il numero 9. Uno di questi giorni riuscirò a farmici un giro. Cosa? Allora, vediamo cosa c'è qua. Per chi ama viaggiare comodo. Bruno, tu in una di queste dovrei averlo già raccolto. Oh, che puzza! No! L'ha buttato via. Allora, vediamo. Siccome io sono fissato, immagino che vuoi provare col pane. Esatto. Ecco. Ho fatto briciole dappertutto. Non sarebbe un uso onorevole di questo. Va bene, mettilo via. Allora.
Secondo me devi appoggiarci qualcosa. Anche secondo me, poi spruzzarci sopra questa roba. Che poi andrà ad aprire. Poi. Non so, il verme morto. No, grazie. Quella roba puzza da morire, amico. Eh sì, sta tutto nelle... in quello che abbiamo in tasca. Beh, prova uno ad uno. Allora. Il pane non ce lo metto. No. Ma non credo neanche l'estintore. Non sta bruciando. Non sta bruciando. No, non... È un cane normalissimo. Non ci vedo niente di selvatico. In effetti. No, no. Prova il verme morto. Ah, sì, lo riempie. Certo. Ah, ok, lo mette via. Quindi adesso abbiamo... No. Ma come? È un palloncino sgonfio. Ok. E lo mette via. Perché lo mette via? Ok. Questo pallone è pieno di materiale chiaro. Non ho intenzione di farlo. Non ho intenzione di farlo. Allora prendo l'altro. Questo l'ho riempito con... il blu. Il blu. No, o il rosso. Non so l'ordine dell'inventario, però il più nuovo in teoria è in fondo, quindi quello è il penultimo. Quello è il blu. Quello dopo. Ce n'è solo uno. No, l'altro, questo. Però non mi ricordo. Perché l'ho riempito sia col blu sia col rosso. L'ultima volta col rosso l'hai riempito. Allora proviamo col blu. Adesso dovrei averne due. Ok. Questo pallone è pieno di questo pallone è pieno di materiale scuro. Secondo me non so come servirà per aprire. Boh. Per aprire la. Proviamo. La porta. Cosa è collegata all'altra? Quindi per riuscire a prendere le la cravatta e lanciarla alla scala devi far uscire il domino, da certo così. Sì. Mister Grande Capo non vuole essere disturbato oggi. Anche se ha una forma un po' inquietante, questa cosa. Sappiamo bene che forma ricorda. Le carte. Queste carte sono consumate agli angoli. Anch'io lo sono. E ho meno rivestimento di loro. Lol. Un mazzo di carte non serve a niente lì. Bloccati. Ebbene sì, siamo... Un mazzo di carte non serve a niente lì. Il boss mi regala sempre questi ma... Hanno comprato la fattoria, adesso vendigli le mucche. Roba del genere. Ok. Già letti, non servono. Oh,
Il palloncino. Ah, bene. Ah, così ehi, magari attenzione laggiù. Qualcosa a questo macchinario. Era così stupida. Sì, effettivamente. Ah sì, perché è arrivato giù, si rompe. Adesso devo mettere l'altro, così si fa lo schiumone. Ok, ok, ci siamo arrivati. Sì. Non mi suona bene. Bene. La facciona.